una parte a mio avviso molto bella, perché quando si presenta il campionato nazionale è sempre un momento di gioia sia per l'associazione che lo organizza e soprattutto per l'associazione nazionale, cioè per quella è la vita, della nostra vita. Con questo momento portato a Lucca dentro le Lucca, e ci prendo la parola senza nemmeno passarla al Presidente di Lucca, per me è una cosa molto molto bella, sia a livello personale, ma soprattutto come Presidente della Lega, Penso sia un punto di arrivo, ma anche un punto di partenza per capire l'importanza del portare tiro con la balestra all'interno delle nostre bellissime città, delle nostre bellissime piazze, dei nostri bellissimi ricordi. Cosa vuol dire questo? Vuol dire essere attenti a tutti gli aspetti fondanti, il tiro con la balestra e l'associazionismo, la rievocazione storica, il turismo, il mettere insieme persone, quindi il terzo settore e quant'altro. Noi siamo sempre stati e saremo ancora più il fiore all'occhiello, sia dell'Italia per quanto riguarda la rievocazione, per quello che è l'immagine che si può dare delle nostre città, ma lo siamo anche per quell'aspetto solidaristico, associazionistico, che è fondamentale nella vita di ogni singola associazione, di ogni singolo paese, di ogni singolo posto, di ogni città. Questi aspetti non vanno dimenticati, non vanno dimenticati negli aspetti fondanti, la lingua, le nostre associazioni e quello che facciamo. Noi lo facciamo sempre dal punto di vista volontaristico e questo è un ulteriore valore aggiunto, perché in questo troviamo quella passione e quella volontà che spesso non si trova nemmeno da chi lo fa di professione. Io sono veramente contento che questo campionato sia dentro alle e non in una periferia o in un oggetto più parziale o più Io vorrei dire che questo è l'ultimo no. Allora, sono felice che qui ci siano, non ho ancora salutato, ma ci sia una persona, anzi pure, perché può farsi salutare, e io la saluto nello stesso modo, che lo vedo qui vicino e sono due dei colpevoli della nascita di condivisione nascono tutti i nostri più bei ricordi. Saluto ovviamente Gianpaolo che è stato capace di riportare la manifestazione a Lucca e gli faccio i complimenti e tutti gli invito il campionato di settembre che possa essere un momento veramente bello per il nome della Lega. Faccio un bocca al lupo anche all'amministrazione comunale che si è presa un carico abbastanza importante per la città, anche perché tengo a sottolineare che a volte è difficile organizzare nei posti più piccoli, nelle piccole cittadine, nei borghi, eccetera, perché in difficoltà ovviamente sono intrinseche, le persone non sono tante, i volontari sono, bisogna essere bravi a mettere
Però le difficoltà ci sono anche nelle città grandi, laddove gli aspetti volontaristici a volte vengono visti solo in altri ambiti e magari vengono lasciati in secondo grado tutta una serie di iniziative che possono essere e sono invece veramente belle. E questo lo dico veramente a favore anche delle grandi città che so che hanno molte, molte difficoltà per l'approccio e per la condivisione con le pubbliche amministrazioni. I livelli sono diversi e anche il rapporto cambia. Non c'è più un rapporto personale diretto, ma diventa un rapporto molto, molto istituzionalizzato che a volte degenera in un burocratismo anche un po' troppo esasperato. Questo è una cosa che tengo a sottolineare ogni qualvolta viene fatto qualcosa a livello associativo. Potrei dire che la Litart presenta oggi anche in qualche modo il campionato di palestra da Praga, perché nello stesso giorno noi siamo capaci di fare due campionati distinti. Uno a Lucca con le 13 rappresentative della palestra da Banca, e uno a Senigallo con le 9 rappresentative della palestra da Praga. È stata una decisione sofferta da un certo punto di vista perché fare lo stesso giorno in posti diversi è qualcosa di particolare, non di anomalo, di particolare. Abbiamo anche questa forza. Questo non lo possono fare sicuramente altre leghe nazionali. Perché? Perché noi abbiamo queste capacità. Bisogna comunque in tutti i modi ampliare la nostra visione e portarla avanti nell'interesse della nostra leghe. Nell'interesse del tiro con la palestra, nell'interesse di ogni singola amministrazione locale, facendo sì che il tiro alla palestra, che è riconosciuto in ambiti regionali anche all'interno di leggi, come succede in Toscana e in altre regioni italiane. Sono contento oltremodo che siano due facce la palestra da braccio e la palestra da banco della stessa medaglia. Sono felice che questa unione sia veramente l'unione di palestre d'Italia. Rappresenta il nostro futuro e la nostra concezione di essere palestrieri. Rappresenta la nostra concezione, che è inviolabile, di rappresentare organismi democratici, profondamente democratici, che si attengono in tutto e per tutto a quella che è la nostra Costituzione italiana e tutte le legislazioni che riguardano l'associazione di campionati italiani. Ora mi scuso nei confronti di Paolo, se la battuta di Dio, cioè non è assolutamente una mancanza, una cosa di voler sottolineare la mia felicità di riportare il pensiero dentro il mondo. Grazie. Però
mi piacerebbe avere un gruppo di ragazzi in tutti i settori, sia tra i vettini, sia nei quartieri, sia nei tamburini che nei figuranti, di persone che si danno veramente da fare. È un gruppo coeso, dove c'è l'amicizia, la collaborazione, e questo porta a risultati, sia di legale che di purtroppo l'ultima volta per non so come definirla, insensibilità amministrativa, nel 2003 fu organizzato il campionato nazionale di Roma Palestra e San Polino dovette emigrare a Bari, cittadina bellissima, ve lo garantisco, non avrei vista quando dico che è un posto molto bello, però è il decimo. Perché l'amministrazione? Io ho avuto la fortuna, perché di questo si tratta, di trovare le persone a livello dell'amministrazione, sia dell'amministrazione che si è chiusa l'anno scorso in giugno, e poi ha avuto la possibilità di continuare l'amministrazione, di trovare sia la sindaco, il sindaco, l'assessore alla cultura, le persone che, alle quali persone appassionate a questa cosa, a questa nostra attività, alle nostre manifestazioni, noi facciamo 7-8 anni di vettura città, e se non ci trova gente a cui piace, possiamo fare attestate, neanche con la pistola quando ci ascoltano. Se ci siamo capaci, come dicevi prima, di illustrare bene quello che facciamo, con la giusta mix di fermezza e di diplomazia, qualche volta si riesce a fare delle cose buone. Questa è la nostra, il 9 di settembre, preparatevi. So che molti di voi hanno già prenotato gli alberghi, chi non l'ha fatto bisogna farlo perché è un problema grosso. Ho avuto prima parlato con la signorina assessora di Loggia, ma conferma, diciamo, al 90%, no? Diciamo sì, della partecipazione di Loggia al campionato, questo mi pare un bel piacere sia per voi come Loggia, sia per il rapporto che ho consiglio con il vostro presidente, e questo ci auguriamo. Mi raccomando a te, presidente di vita, se hai bisogno di qualcosa, ascolta. Perché Loggia è niente, io detto questo passo la parola a Mauro, il nostro presidente, che ci illustra un po' tutto quello che sarà la parte logistica del campionato. Speriamo di essere riusciti a fare qualcosa di veramente che giochi bene. Oggi ci troviamo non più per un corso, ma per la presentazione di quella che dovrebbe essere molto interessante, la festa a cui io almeno da quando ho iniziato a commentare, tra virgolette, la Litab, è il clou di tutto l'anno, perché almeno io penso che tutte le squadre lavorano nel campionato, perché è quella manifestazione a cui tutti più tenete. Per quello che riguarda, allora intanto voglio ringraziare Pilloni che anche a noi ci ha fornito il disegno per cui mi ha ricordato per fare il manifesto del campionato. Non è presente Iglesias che, come ha detto Alessandro, che ho contattato subito ieri sera, alla quale poi mi farò carico di mandare quanto prima tutto il materiale e tutte le informazioni per mettere anche loro sullo stesso piano di quello che sono intervenuti. Il campionato a Lucca comporta diverse difficoltà, sono difficoltà soprattutto logistiche perché riguarda i pullman, le macchine, eccetera. Ora noi, d'accordo con l'amministrazione comunale con cui che abbiamo partecipazione nell'organizzazione di questo campionato, abbiamo approntato questo qui che è un programma che dovrebbe essere il programma, diciamo, al 90% dovrebbe essere definitivo, comunque ci potrebbero essere
delle variazioni che chiaramente vi verranno comunicate. Abbiamo apportato una pagina sul nostro sito dedicata al campionato italiano che da in questi giorni verrà ampliata con tutte le cose che vengono dette oggi, ci verrà inserite dentro tutti gli indirizzi utili per quello che riguarda e anche i segnaposti per poter dar modo anche a chi non c'era di sapere dove si tirerà il campione, il tiro messo d'armi, dove arrivare, punti di sosta eccetera. Per quello che riguarda la gara del Maestri d'Armi dei Campioni, io chiedo a chi sia nella possibilità di poterlo fare, visto che si fa tutto all'interno della città, di partecipare con il costume, diciamo, con la squadra completa. Lucca nel periodo qui dell'8 al 9 settembre sarà Stracolma di perché c'è il settembre lucchese, vengono e ritornano anche i lucchesi spazi per il mondo e quindi c'è sempre movimento. La gara si svolgerà nella piazza qui, si partirà di qui, dalla piazza qui accanto per Piazza dei Servi. Dentro ogni cartellina abbiamo indicato c'è una mappa con l'indicazione dei vari posti dove vengono fatti in pratica, dove arrivare col pullman, dove scaricare la roba, del servizio di facchinaggio che ci sarà, che poi vi verrà spiegato anche meglio anche sul sito per darvi tutte le informazioni che ci si rimangono e uno le può andare a vedere tranquillamente. Diciamo che ecco, la gara che la trimestre del campione si svolgerà qui in piazza San Martino, che è proprio qui vicino, mentre la gara, quella effettiva del campionato italiano singola e individuale, sarà noi la chiamiamo Piazza Grande, che in realtà è come Piazza Napoleone. Piazza Grande vuol dire la piazza più grande di Lucca, i lucchesi l'hanno soprannominato così. Ne abbiamo opzionato tutta, perché questa piazza è quella dove vengono fatte sempre il Summer Fest, che alla fine è sempre abbastanza piena. E questo è stato uno dei motivi per cui si è dovuto slittare con i termini e anche con gli orari, perché nel periodo primaverile la piazza è sempre completamente occupata dal Summer. Chi vorrà dopo anche il pranzo vi posso accompagnare tutte le piazze, comunque vi ripeto, troverete poi sul sito tutte le indicazioni, oltre a quello che è scritto qui che vi era dato, troverete tutte le indicazioni del posto dove verranno fatte le gare. La gara che si fa si tirerà, diciamo, verso ovest, però c'è il palazzo della provincia, che è un palazzo che è molto grande ed alto, per cui il sole assolutamente non dovrebbe dare assolutamente noia. Altre cose, ora non so se c'è bisogno di altre spiegazioni, perché poi trovano un po' tutto qui quello che riguarda i vari orari, le varie. Ripeto magari che sarebbe importante che per la gara del maestro del campione ci fosse la possibilità di avere la squadra, in maniera che ci si troverà, ci si cambierà nei locali che sono qui dietro questo chiosco e si farà un corteggio per arrivare nella piazza, e sarebbe bello che fosse fatta, come abbiamo visto delle volte, non si fa in formato in gruppo ristretto, ma sarebbe bello se ci fosse la possibilità di farlo, insomma, per far vedere che in effetti la Liga è un grosso evento, non è quattro palestrieri che si trovano per fare la gavetta, ecco, diciamo così. Dopo la gara del Maestri d'Armi dei Campioni ci sarà la cerimonia dello scambio dei doni, che si svolgerà qui in questa sala, e il sorteggio chiaramente dei pancacci e delle postazioni di tiro. Una volta che c'è un paio d'ore, mi sembra, di tempo dopo finita quella, per poi poter trovarci e andare a fare la cena conviviale. Per la cena conviviale ci siamo dovuti spostare un po' da Lucca, perché Lucca ormai diciamo si è abituata al tipo di turismo di piccole comitive, e nella zona attorno a Lucca non si trova un posto per poter mangiare tutto insieme. L'idea, certo, abbiamo pensato anche di farla spezzata, ma non ci piaceva e poi diventava veramente una cosa caotica. Anche questo chiosco qui dietro non era sufficientemente grande
pubblicità, siamo ricorsi ad andare al ristorante Il Poggio, dove vi assicuro che si mangia veramente bene, però è un po' più lontano da Lucca, che è nella zona di Monte Carlo, si arriva in un quarto d'ora. Tra l'altro, nella zona di Monte Carlo c'è il castello di Monte Carlo, che è uno dei nostri palestieri, che mi ha detto che chi volesse andare a visitarlo, quelli anche che magari anche familiari che magari la mattina non c'è di rosa a noi, ma è già girato tutta Lucca, basta che me lo dica, gli facciamo fare un permesso per poter andare a visitare anche il castello di Monte Carlo. Quello se la cena si vuole fermare, basta che me lo dica e glielo facciamo fare. Prima di dire una cosa, noi abbiamo avuto il piacere di stare, che è stato portato dall'Istituto per il Turismo, di Lucca, il quale ci fornirà, saremo supportati da 15 ragazzi e ragazze del quarto e quinto anno, che saranno i vostri studenti. Quindi quando voi arriverete al parcheggio delle Cagliate, con i pullman, poi a suo tempo vi manderemo a tutti con il telefono di ciascuno, avrete una persona che vi segue fino a pomeriggio della domenica. Poi dopo un esempio per tutti, la riserva. Questo è il concetto. In più, la domenica mattina, questa è una cosa che ci hanno chiesto, io glielo ho suggerito, però l'ho chiesto a loro, coloro che non sono impegnati nelle prime prova, quindi familiari, parenti, amici, eccetera, quelli che non possono ritirare, se vogliono, con il loro scrivere che possono, sono disponibili a fare un video di per la città, e fanno questo che gratis, e tutto nel perfetto. Questo è una cosa che sono riuscito a trattare da vari discorsi, con le scuole si dica sempre, attraverso di essere focati, però è andato molto, e loro questi saranno un piacere accompagnare le nostre città. Vedete, tra l'altro, un'altra cosa da poi troverete sul sito, sul programma, tra tutte le informazioni, e qualunque cosa vi viene in mente, fate riferimento a qualcuno a me. Mi sono scordato una cosa importante, che per i pullman, chiaramente il parcheggio dei pullman non è il parcheggio dei tagliati. Dove verrà poi il contatto con il vostro compagno. I pullman per scaricare la roba, abbiamo pensato di farli arrivare davanti a Porta San Pietro, che è questa qui più vicina, dove la mattina per da Porta San Pietro ci sarà un servizio di pacchinaggio per aiutare la gente a portare i barcacci e queste cose qui. Perché il problema della città è bella tutto quanto vuoi, ma dentro non ci si può arrivare. Comunque da Porta San Pietro, lì dove c'è la fermata, la sosta dei pullman, si potrà scaricare tutto il materiale e portarlo o qui che è vicino per quello che riguarda il toro, poi ci organizzeremo con... avevamo pensato che il pacchinaggio porterà in pratica i vestiti, tutte le cose che non servono, magari accompagnando qualcuno degli accompagnatori, nelle stanze che qui ci mettono a disposizione, mentre il pancaccio verrà portato in Piazza Grande, dove poi verrà messo in posizione per fare il tempo. Il furgone? Col furgone lo stesso, puoi benissimo venire lì a Porta San Pietro, scarichi e il furgone, poi ti dico io devo andare vai in via Filizzi in quelle zone che sono... Ma che furgone non puoi entrare? Lì non il furgone però posso sentire per far avere il permesso. Diciamo, un consiglio, le taglie e posso... Sì. Penso di sì, non è che penso, almeno per un pezzo si può fare entrare così grande. C'è il furgone, ora che quello lo trovate anche dei pullman, avrà fatto un'altra cosa importante, anche dei pullman, siccome c'è poi la tassa sul soggiorno anche dei pullman, l'amministrazione ce la leva questa tassa, però anche dei pullman bisognerà che vi comunicate quanto prima le targhe. In maniera che io poi giro all'amministrazione e ci verrà fatta l'esenzione. Quando questo che per la società che gestisce tutto vuole questo elemento, targa e fotocopia e niente di più.
codice, il braccio, mi servono questo. Se no, preparati dall'anima, però non si può andare. Allora, dentro poi, dentro la busta c'è stato il presbo.